Pippo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia del mio aiutante Dario, mio figlio. Siamo qui alla fiera di Verona. Vediamo un po' le ultime novità custom che sono presenti qui alla fiera. Saluteremo un po' di amici, guarderemo un po' di... moto! Che moto, che moto! Ragazzi, se vi piace il video seguitemi sul canale e qui su Instagram. Andiamo a fare un giro qui alla fiera. A dopo! Io sono per il mondo club style e qui ragazzi abbiamo il top dei top. Guardate un po' che moto abbiamo qua in questo stand. Lowrider S, guardate che bella. Anche questa Lowrider S tutta customizzata. L'ho vista, ciao! Tutto a posto? Tutto a posto? Tony MZO, amico di Mozzolacca. Ah, ecco, ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Questa moto qui l'ho vista spesso su Instagram. Di chi è, lo sai? No, non lo so. Dicevo, come vedete prima, questa Lowrider S l'ho già vista spesso su Instagram. Guardate che bella anche il colore, il tipo di colorazione e la grafica, bellissima. Te cosa ne pensi, Dario? Direi bene, bene. Bene, bene? Sì. Andiamo di qua che adesso troviamo la moto di Moto Gozze che è stata messa in vendita. Incredibile. Guardatela. Fatta da Dynamite Garage. Con tutta l'attrezzatura Vitis Design, bellissimo. E naturalmente non può mancare il nostro Ride by Wire Skull, bellissimo. Ora, se riesco a trovare Luca, gli chiedo come mai l'ha messa in vendita e che moto vuole comprare. Allora, qui ho trovato la persona che mi regalerà la sua moto. Cioè, ma non hai un cazzo da fare ogni volta, vieni ogni... sempre a rompere le balle. Ciao amici, tutto a posto, Motorbike Expo Verona, siamo qua fino a domenica. Grande divertimento, grande spettacolo, tante belle moto, insomma. E tanta bella? Gnocca, patonza, le cicale, come ti bravo, 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 bravo. Sono preparato. Ma saluto. Senti, ma ho visto la moto, l'ha messa in vendita? È un test, vediamo. No, non è, facciamo finta che è caduto quel foglietto. Facciamo finta, però, vai. La Rezilla oramai, vabbè, niente. Grazie Luca. Ciao. Qui ci sono delle macchine stupende, guarda qua, tutte macchine molto vecchie. Ti piacerebbe averne una? Sì, sì. A me piacerebbe molto avere questa qui, guarda, questa qui bianca. Guarda che bella. Con il cavolo. Non ti piacerebbe questa qui bianca? Ho tu detto la vuoi comprare? Guarda qua. Il finestrino piccolino. Bellissima. Che ne pensi? Dai, mi sta. Allora, sono in compagnia di Raffaele e gli, buongiorno. Gli facevo una domanda. Io già, avete visto già il casco mio che ho, la Graphic Army. Mi piacerebbe però cambiare colorazione. Ecco, con Raffaele lui potrà darmi indicazioni su chi rivolgermi se voglio cambiare le grafiche. Ciao Raffaele, grazie per la tua disponibilità. Volevo sapere da te se io voglio cambiare una grafica al casco Simpson, dove posso rivolgermi? Beh, noi proprio quest'anno, o meglio da settembre, abbiamo iniziato un contest con 9 diversi artisti e praticamente domani pomeriggio la grafica più votata verrà presentata a Simpson come eventuale special 2024. Dei 9 artisti, beh, sono, basta vedere un po' la parete, ci sono 9 diverse tipologie di, come dire, di creatività.
sul quale poter andare a scegliere e magari contattare direttamente l'artista per avere un qualcosa che più si avvicina ai propri gusti, alle proprie colorazioni. Che poi è molto difficile, perché vedi queste colorazioni che sono bellissime, poi penso a me, no? Dico, ma come lo potrei fare unico per me? Quindi c'è da sbizzarrirsi proprio con l'idea. Ma c'è, io penso che nell'arte, nella creatività ci sta, è un mondo infinito dove può uscire di tutto di più a proprio gusto, oppure lasciar fare direttamente all'artista e magari gli esce un qualcosa di fantastico, di unico. Infatti. Bene, senti, ho visto che mi hai fatto vedere prima la nuova grafica di un 2023, una special 2023. Eccola. Molto bello anche questo, io adoro proprio la linea del casco Simpson, la adoro. E poi è veramente comodo per viaggiare, guarda, veramente. Beh, devo dire, devo essere onesto, i feedback sono sempre positivi. Il motociclista è soddisfatto, molto soddisfatto del casco, a prescindere da una linea che comunque lo rende unico. Ma il comfort è tanta roba. Esatto. La grafica nuova ha il nome di Evo Blue. Come dicevo, una special 2023 dove verrà prodotta una sola volta e non verrà più ripresentata. Ah, proprio un pezzo unico. Pezzo unico, sì. One shot. Bene, bene, bene. Io ti ringrazio, Raffaele. Seguo il vostro canale Instagram e Facebook WM Sapri Italy. Sì, sì. Mi avete anche taggato su una foto, quella che vi ho fatto vedere adesso. Molto bellino, seguitelo anche voi, ragazzi. C'è veramente della roba veramente fantastica. Ti ringrazio ancora, Raffaele. Grazie a voi. E ci vediamo. Buona giornata e buon divertimento. Grazie. Ciao. Dopo tutte queste moto, adesso basta. Ci vuole una bella ragazza che ormai è tanto grazie. Tempo che la vedo in giro. Ormai faccio parte dell'arredamento qua. Fa parte dell'arredamento, ma poi ti vedo spesso in giro con gli youtuber che ti fanno delle interviste. Ci provo, sì. Mi buco da tutte le parti. Come ti anche chiami? Qua, Laura. Laura. Ma queste moto ti piacciono o hai una preferenza in particolare? Questa è molto comoda e già mi piace. Se perfetto. Basta questo. Importante che sia comodo, poi qualsiasi marca che ci sia. Esatto, è uguale. Sono tutte belle queste. Quindi moto. Ragazzi, qualsiasi moto avete, potete portare Laura con voi in moto. Ciao. Grazie Laura. Grazie a te. Mettere a Michele a fare una moto del genere. Oh, mi raccomando, la vogliamo così la tua moto adesso, Interviste. Guardate che meraviglia, questi qui siamo nello stand di Old School Bike. Qui abbiamo delle opere d'arte fantastiche, moto completamente fatte in maniera tutta artigianale. Questa è una Panhead, guardate che bello, cambio manuale, grafica tutta glitterata, stupenda. Sempre ci troviamo sempre no, con questa volevo. Qui io non volevo, che fa sempre casino anche a Verona. Come stai? Sì, tuo figlio è fantastico. Mio figlio mi sta dando la mano a fare video. Ciao. Guarda anche questa stupenda. Questa è una base Soft Day Night Train, guardate che bella. Colorazione fantastica, un blu meraviglioso. Allora, in questi posti naturalmente trovi gente che non vorresti mai incontrare perché sono cattive persone, ma invece no. Cattivissime, cattivissime. Ma invece no. Ciao. Abbiamo Massimo che anche lui sta entrando nel mondo del club style, ragazzi. Nel ci siamo, mondo ci siamo del qua. Club style. Com'è Massimo? Ci siamo. Sì. Ragazzi, sono qui con 50 Brothers, giusto? Si dice corretto. Così? Sì. Cioè, io voglio farvi vedere come sono vestiti, sembra veramente di tornare indietro di 70 anni, giusto? Ma voi esattamente cosa fate? Noi siamo un car club, abbiamo base a Castelfranco, Treviso. Castelfranco, Treviso, ok. Esatto. Abbiamo la passione per gli hot rod,
auto degli anni 30 che vengono modificate intorno agli anni 50 per avere prestazioni maggiori, e eccole qua. Giriamo. Abbiamo fatto un video prima, sono veramente fantastiche. Poi questo effetto un po' rugginoso è ancora più bello. A me piacciono le cose autentiche, quelle vissute, non siamo persone che la mettono sul carrello e la portano in mostra. Noi giriamo tutto l'anno ad altri eventi di altri car club in giro per l'Europa e anche per l'Italia. Ma volevo capire una cosa, cioè queste macchine sono comunque, possono circolare tranquillamente, hanno, cioè, si può andare tranquillamente in giro? Assolutamente, cioè ci sì, possono anche accabbare volendo? Sì, sì, sono targate, hanno bisogno usarle per andare. Sono fatte per essere usate le macchine, a noi piace viverle. Chiappa parecchio con queste macchine qua. Come no, guarda qua, è pieno. Più le usi, piacciono. Meglio vanno. Piacciono, sì. Se le lasci ferme, si rovinano tra l'altro. Sì. Molto belle, complimenti davvero e veramente, veramente belle. Grazie. Sembra, cioè, si chiamano, diciamo, rat bike, una specie di genere? No, hot road. Sono hot road. Ok. Mi trovo da qualche parte, su Ti Instagram? Trovi su Instagram, sì. Facebook. Perfetto, ragazzi. Not Rovers, sia su Facebook che su Instagram. Noi a settembre organizziamo un evento in spiaggia a Caude, che è unico in Europa. Arrivano 300-400 macchine da tutta Europa e facciamo una sorta di rivitazione della Daytona. Quindi le due macchine che corrono sulla spiaggia. Bellissimo, bellissimo. Ricordiamoci, i primi di settembre, mi ha detto? La prima settimana di settembre, però il prossimo sarà nel 2024. Ogni due anni. Se non ci ricordiamo, andiamo a vedere questa gara che deve essere spettacolare. Grazie, grazie. Grazie. Ciao. Oh, ragazzi, loro sono le Biker Sisters of Pro. Biker Sisters of Pro. Bravissime, suonano alla grande, le seguo su Instagram, anche voi seguitele. Sono fantastiche. Dopo veniamo a sentirti, va bene? A dopo. Finalmente sono qui e ho trovato Elia di Argento e Nero, ragazzi, guardate che spettacolo. Grandissimo, tutto bene, tutto bene. Ragazzi, qui gioielli di alta classe, bellissimi. Avete visto il video di Noise? Andate a vedere, ve lo metto qui in descrizione. Su tutti i processi di lavorazione, su gli anelli e tutti gli accessori per moto che fa Lia. Bellissimo, andate a vederlo, ve lo linko qui sotto. Grazie Lia. Grazie a voi. Guardate le finiture di questa moto. Bellissima, con impianto stereo Boss, guardate che roba, valigie tipo elettricista, tanta roba. Alla grande, ragazzi, bellissimo. Matthew Lisi, seguitelo su Instagram. Grazie. Si sta facendo anche tutto il merchandising, cappellini. Giubbotti, guardate là che roba. Felpine, guarda che belline. Oh, ragazzi, seguitelo su Instagram, mi raccomando. Tanta roba. Bravissimo ragazzo. Lui c'ha una. Che moto c'hai te? Un Beta 50 del 2008. Per adesso c'ha un Beta 50, poi il padre gli comprerà una bella Harley Davidson tra un pochino. A 18 anni. Grazie ragazzi. Grazie a te. Guardate che bellissima moto, anche qua, anche queste tutte old style, tanta roba. La Verda, un marchio storico intramontabile, bellissimo. Finalmente l'abbiamo trovato ed è pure al lavoro, ragazzi. Grande Grizzly. Oh. Ciao ragazzi. In questo momento, ti ricordate il video che ho fatto a Roma? Lui faceva le scarpe.
adesso sta facendo anche caschi. E questa è una cosa molto interessante. Pensaci. Guarda, ci pensavo prima, parlavo prima con Simpson, siccome voglio cambiare la grafica. Sì, devi, non va qualcosa di carino. È meglio che stiamo qualcosa di figo. Allora ci sentiamo in privato su Instagram. Non so se c'è anche il tuo numero, forse. Beh, se non ce l'hai te lo do io. Dopo ti scrivo e ti lascio il numero. Bravissimo, cambiato. Oh ragazzi, tanta roba qui, mi raccomando. Da. Seguite Grizzly Airbrush Custom Paint su Instagram. Ciao ragazzi. Lowrider ST fatta clamp style con clamp e riser più alti, bellissimi. Tipico clamp style americano, un po' bugger, guardate che bella. Scarico stupendo. La moto è veramente bellissima. Come sapete voi, io non mi piace tanto il discorso della parte qui sopra il serbatoio. Io preferisco come il mio, con i doppi contachilometri e contagiri, ma questa comunque è veramente spettacolare. Moto fantastica. Per i test trick, il trucco, il momento, l'esibizione migliore scelto ovviamente dallo stuntman. Sono qui con Tony Elvis che vuole essere pagato. Ragazzi, fatemi una donazione così poi faccio il bonifico a lui. Va bene, fammi pure il bonifico. Vuoi bonifico? E quanto vuoi? Anche 1000? Mica poco però, eh! Anche! Oh, comunque complimenti per l'abbigliamento, molto bello, eh! Grazie! Vai! Ma tu sei. Fai eventi in giro così o. Sì. E dove ti troviamo? Dove ti troviamo? Come, in che senso? Dove ti troviamo per vedere gli eventi tua? Ah beh, no, lui va a manifestazioni dove. Ah, ma in giro così? Sì, proprio lui così. Da quando è nato? Da quando sei nato? Sei nato sì, così? Sai sì. Di che classe è lui? Prova a sparare. Del 56. 52. Insomma. Complimenti. Bravo. Ciao. Allora ragazzi, volevo chiudere il video qua. Qui dietro di me c'è due cilindri. Sposter Magazine, il 17 giugno a Gazzano Visconti ci sarà lo Sposter Meeting, quest'anno con il nuovo logo della XR 2023, guardate che bello. Non c'è Paolo, ma ci abbiamo lui. Ciao. Ci vediamo quest'anno il 17 giugno. 17 giugno, Gazzano Visconti, Sporting Meeting. Come sempre, tanto lo conoscete, ma come sempre l'evento è spettacolare. Salutami Paolo. Sarà fatto. E ci vediamo a giugno, come grande. Sempre. Bene. Grazie. Ciao. Buona continuazione. Il video finisce qua. Ho fatto qualcosa di semplice questa volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, su Instagram, e se volete farmi crescere, se volete aiutarmi a far crescere il canale. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, un saluto da me e da Dario. Ciao ragazzi! Che mi ha aiutato a fare questi video, grazie Dario. Prego a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.